giorno chiamo Jimmy Capitanio, sono di Cassino, e ringrazio la pastorale digitale che mi ha dato questa opportunità di fare un po' questa testimonianza di ciò che è accaduto, grazie a Dio, all'improvviso della mia vita. Per essere sintetico, diciamo che io sono stato un calciatore, giocavo nella Lazio, in club professionistici, su tutto, per quanto riguarda soprattutto le tariffiche del settore giovanile. A 18 anni ebbi un grave infortunio e purtroppo sono stato costretto a fermarmi, o almeno che tranne questo infortunio non potevo puntare più a una carriera calcistica a un certo livello, perché ho avuto un problema alla gamba. E dico questo perché tutto un po' è iniziato da qui, no? Perché io magari, essendo un calciatore, essendo abituato un po' con i settori giovanili professionisti, facevo una vita molto regolare, la sera magari, avendo pure un papà allenatore, andavo a letto presto, non è che conoscevo un po' la vita notturna. E diciamo, proprio da questo infortunio, dopo l'operazione, ho avuto proprio un cambiamento a livello proprio morale, no? Perché magari non accettavo la situazione, mi sentivo giù, perché dopo magari l'esito che mi avevano dato i dottori, che mi avevano dato poche possibilità di entrare a certi livelli, è come se in me entrava uno spirito di ribellione, ed è proprio lì che ho iniziato un po' a darmi un po' a vivere liberamente, no? Soprattutto per quanto riguarda l'impurità, perché è proprio questo che oggi voglio testimoniare ai giovani, proprio questa impurità che alla fine, come dice il Signore, se noi non custodiamo il nostro corpo, che è tempio dello Spirito Santo, il Signore distrugge noi, no? E iniziai con una vita abbastanza libera, discoteche, donne, locali notturni, insomma tutto quello che ci stava da fare in quel momento per riempire il vuoto che avevo in questo cuore di un fallimento calcistico, mi sono buttato riempiendolo nella mondanità, perché purtroppo in quel momento non conoscevo ancora l'amore di Cristo che guarisce e ci insegna in un passo del Vangelo: venite a me voi afflitti e affaticati, che vi do un gioco leggero da portare. Proprio in questo momento della mia vita, proprio a livello emotivo, no? Perché io me lo spiego così in breve, che noi sentiamo a messa sempre la famosa frase del sacerdote che dice: ogni turbamento viene dal peccato. Ebbene sì, non è solo la frase di un sacerdote, ma è ciò che si realizza nella nostra vita quando siamo schiavi del peccato. Perché io in quel momento, nonostante ero libero, vivevo una sessualità molto libera, in tutti, diciamo, facevo sesso liberamente con la mia ragazza, andavo in locali notturni, mi divertivo, tradivo qualche ragazza che ho avuto, non tutte, insomma, è una parola molto forte, però è così, e diciamo che veramente le conseguenze non ce ne accorgiamo dell'impurità, ma sono devastanti. Sia a livello fisico che a livello emotivo, non vivevo più bene, la notte non dormivo bene, avevo anche dei disturbi, diciamo, fisici, dei disturbi spirituali, no? Come raccontano tanti esorcisti, Don Amort, di qualche fratello che è stato guarito durante le preghiere di liberazione, rumori di notte, cose insomma che da calciatore non avevo mai fatto esperienze quando facevo una vita serena. È proprio tramite questa vita sbagliata che ho dato modo, credo, al demonio di entrare nella mia vita in due modi, sia in quello ordinario che in quello straordinario, no? Ordinario disturbando la mia vita verso i comandamenti di Dio, no? Mi faceva credere che Dio non esiste, fa questo è giusto, tutto quello che fai va benissimo, non ti preoccupare, va con tutte le donne che vuoi, tutte queste cose così. E quello straordinario, perché ho capito sulla pelle mia che più pecchi e più diciamo che accade tipo di una possessione, no, perché è una parola molto forte, però accade tipo un impedimento che senti nel tuo corpo, nel tuo cuore, no? Che più pecchiamo, più
il cuore nostro si appesantisce e purtroppo ci allontaniamo sia dall'amore di Dio che dall'amore del fratello e della sorella, anche per quanto riguarda l'amore esclusivo, no? Il donarsi all'altro per una vita, giustamente, per affrontare un matrimonio. Ho avuto anche dopo grosse difficoltà in questo, che ancora non sono sposato e purtroppo pago le pene del peccato, no? Perché alla fine il Signore ti perdona, però le colpe le espiamo, no? E diciamo che per me un giorno ho incontrato dei sacerdoti casualmente, e un sacerdote di questo c'aveva un dono, il famoso dono dello Spirito Santo, del discernimento, e mi disse senza volerlo: bello mio, tu sei in un tunnel. Mi guardò negli occhi, mi fece una preghiera, io mi dico qualcosa non andava anche a livello fisico nel mio corpo, e diciamo che da quel giorno mi sono iniziato a chiedere il perché. Allora ho preso, prima di tutto sono andato dal mio sacerdote parrocchiale, no? Della parrocchia, perché io credo che ogni conversione inizia nella propria parrocchia. Don Claudio, che saluto e ringrazio con tutto il cuore, e la prima cosa che lui mi ha consigliato è la confessione, e che mi ha detto che era la forma di esorcismo più alta che ci sia, perché in quel momento noi finiamo con il peccato, ci uniamo a Cristo, poi tramite l'Eucaristia. Iniziai ad andare a messa, a frequentare la messa tutte le domeniche, insomma, credo che dissi un po' il mio sì, no? A Gesù, nel senso, ho seguito tutto ciò che ci ha donato in terra da seguire, no? Nel mio piccolo. E da lì piano piano, diciamo che ho conosciuto pure amici, perché il Signore ci fa incontrare le persone giuste. Ho iniziato a fare pellegrinaggi a Lourdes con la diocesi, a Medjugorje. Ho iniziato, insomma, a far parte dei gruppi di preghiera di lode, no? A un certo punto mi sono ritrovato, per grazia di Dio, addirittura in un gruppo dove, tramite il nostro sacerdote Don Antonio, che ringrazio veramente perché oltre ad essere un sacerdote è un grande uomo spirituale, veramente ci ha dato la possibilità di aprire questo gruppo di preghiera di lode a San Giovanni, e noi sono 8 anni, grazie a Dio, cantiamo lodi e invochiamo il nome di Cristo con lo Spirito Santo, no? Perché alla fine io credo che, come ci ha insegnato San Paolo, anche la preghiera allo Spirito Santo è fondamentale per un cristiano. E niente, qua vi devo testimoniare in breve un po' il cambiamento che il Signore ha fatto nella mia vita, e invito soprattutto i giovani, che siete la fonte, che siete il fulcro della rinascita, veramente, io dico sempre, prima delle vostre parrocchie, poi della chiesa totalitaria, perché ci saranno molti che abbandonate, girate, no, io credo che la parrocchia a me è servita veramente quella sotto casa, no? È stato veramente il fondamento, no? La casa che il Signore mi ha iniziato a far costruire a livello spirituale. Vi consiglio veramente di fare una cosa fondamentale, questa è la mia Bibbia, ve la faccio vedere perché è straconsumata. Ho iniziato con questa ai gruppi di preghiera. Io credo che uno dei nostri peccati più grandi è la disinformazione in Cristo, perché ognuno ci sbatte a destra, ci sbatte a sinistra, ognuno con le proprie teorie e con la propria interpretazione evangelica. Io credo, dice la Madonna, l'ha detto il Papa domenica scorsa, che è fondamento del cristiano istruirsi, prendere il Vangelo e leggerlo. Questo è il consiglio che do veramente ai giovani, perché il Vangelo è veramente la vita, perché tutto quello che leggi, sia nell'azione ordinaria di Dio, nell'azione straordinaria, veramente c'è la verità di Cristo. Io vi faccio un grosso saluto e vi auguro veramente una buona Pasqua, veramente nel vero senso di resurrezione, no? Dello stesso cambiamento che magari il Signore ha voluto in me, perché giustamente non è che sono perfetto, però diciamo dalla vita trascorsa a quella di oggi veramente è stata una grande grazia, e vi testimonio che sono 10 anni che grazie a Dio vivo in continenza, non dico castità perché è un dono, no?
come diceva Sant'Agostino, Dio mio, sono stato così sotto da non capire che nessuno è casto se tu non ce lo concedi. Io non credo di avere questo dono della castità, perché la castità è un dono non solo fisico, ma soprattutto morale, degli occhi, di tanto, e questo dono lo posso testimoniare. Però della continenza, grazie a Dio, lo posso testimoniare alla grande, che si può frequentare una ragazza soprattutto amandola e conoscendola prima spiritualmente e poi arrivare al matrimonio della grazia di Dio, e se il Signore ce lo concede, con la grazia dei figli e di educarli proprio in Cristo. Buona Pasqua a tutti, grazie a tutti.